Samu, quanto vale questo punto? Beh, vale tantissimo, sicuramente è stata una partita dura, però noi ci sapevamo che volevamo venire qui e portare a casa qualche punto, quindi un punto è tanta roba per noi, muoviamo la classifica, soprattutto farlo qui a San Siro è tanta roba. L'atteggiamento, l'umiltà, lo spirito di sacrificio, l'organizzazione, sono stati questi gli ingredienti di questo risultato o c'è stato anche dell'altro secondo te? No, sicuramente sono stati questi, l'Empoli è questo, l'Empoli è una squadra molto umile che cerca di migliorare settimana dopo settimana e cerca di trasformarlo in punti la domenica. Una serata importante per l'Empoli, una serata speciale per te, diversi interventi da parte tua, un paratone su Diaz all'88esimo, raccontacelo, cosa c'è, dinamismo, istinto, come si fa? Ah, come si fa? Questo è il frutto del lavoro della settimana, noi ci alleniamo tanto con i portieri, il mister Vincenzo, quindi aspettiamo questi momenti tutta la settimana e quando arrivano devi essere pronto e sfoderare la parata giusta. Qui a San Siro in questo campionato vittoria con l'Inter, pareggio con il Milan, sono 4 punti, questo cosa significa? Che l'Empoli davanti alle grandi non trema, non ha paura? No, significa che ce la possiamo giocare con tutti, quindi chiunque incontriamo sappiamo che noi siamo l'Empoli e non ci fa paura nessuno, quindi possiamo portare a casa punti con tutti. Il punto di oggi dà continuità alla vittoria con la Cremonese, è un risultato che spinge in avanti l'Empoli verso quello che è il suo obiettivo finale. Allora, come ha detto anche il mister prima, questa è stata una partita di preparazione a venerdì, quindi penso che abbiamo fatto un'ottima partita e un'ottima preparazione alla partita contro la Cremonese, siamo pronti e siamo carichi per la prossima partita. Esatto, ultima cosa proprio sulla Cremonese, uno scontro diretto, si è sempre fatto trovare pronto l'Empoli negli scontri diretti sino ad ora? Sì, sarà una partita come le altre, quindi noi dobbiamo interpretarla come abbiamo sempre fatto, con umiltà e serenità, e andrà sicuramente tutto bene.